Allora, è sempre ampia la nostra pagina dedicata alla salute per cercare di conoscere anche meglio questo virus. Adesso siamo collegati col primario di immunologia all'ospedale San Raffaele, il professor Lorenzo Dagna. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Allora, abbiamo parlato della terapia del plasma iperimmune, prima, no, lanciata oggi da Fontana, ma non c'è solo quello, no? Ci sono, con il suo collega precedente abbiamo parlato delle terapie che vengono fatte soprattutto a domicilio, ma con lei volevamo parlare di un nuovo studio fatto da lei all'ospedale San Raffaele di Milano, che apre una speranza per l'uso di un nuovo farmaco che sembra funzionare, no, con i malati di Covid. Ci spieghi di cosa si tratta? Sì, è una ricerca che noi abbiamo fatto in realtà partendo proprio nei primi giorni dell'epidemia, quando ci siamo trovati ad affrontare questa ondata di ammalati che arrivavano e che di fatto in alcuni casi erano anche superiori alle capacità nostre di poterli trattare. E quello che è stata la nostra idea, mia e del mio gruppo, l'altro autore del lavoro, il dottor Cavalli, che è mio giovane collaboratore molto brillante, è stata quella di provare appunto a capire se alcuni dei farmaci che avevamo già a disposizione, che noi utilizzavamo per trattare altre malattie, in qualche modo potessero essere riproposti giusto appunto per il trattamento di Covid-19. E dal momento in cui cominciavano ad apparire alla nostra osservazione e ai dati scientifici degli elementi che ci lasciavano pensare che fosse importante da una parte la replicazione del virus, ma accanto al virus ci fosse anche una importantissima risposta infiammatoria, sì, eccessiva rispetto alle necessità, allora abbiamo immaginato di utilizzare alcuni farmaci, in questo caso il farmaco Anakinra, proprio in grado di rallentare e di ridurre questa eccessiva risposta infiammatoria. E quindi risposta infiammatoria non solo polmonare, no? Perché quello che abbiamo capito, anche collegandosi con i suoi colleghi, abbiamo capito che inizialmente il Covid sembrava solo una sindrome che colpiva i polmoni. In realtà non è così, c'è ben altro. Sì, diciamo che la risposta infiammatoria è una risposta dell'organismo intero. Ecco. È molto probabile che si manifesti poi a livello polmonare, anche perché si ritiene che in quella sede avvenga la replicazione maggiore del virus e quindi molto probabilmente le cellule del sistema immunitario che cercano di distruggerlo lì si localizzano e lì causano una serie di manifestazioni che sono poi quelle che causano i quadri più gravi. Quindi prima c'è l'infiammazione, se l'infiammazione viene bloccata in qualche modo si evita che arrivi a danneggiare il polmone. Io lo dico in maniera semplice, ma è corretto? No, è assolutamente corretto. Diciamo che sicuramente prima si interviene, meglio è. Abbiamo dei dati che però paiono suggerirci che se si riesce ad intervenire anche già nelle fasi iniziali di questa infiammazione marcata, e le dico, lo studio che noi abbiamo fatto è proprio su malati che erano in una fase abbastanza avanzata di malattia, erano malati che in condizioni normali probabilmente avremmo anche già intubato, visto la compromissione polmonare. Ebbene, anche in queste fasi è stato possibile avere dei risultati francamente significativi. Ma questo nel momento in cui l'uso di questo farmaco è consigliato in ospedale, lei non parla di una terapia a domicilio, perché noi sappiamo che abbiamo un sacco di malati domestici, no? I malati domestici vengono curati in un altro modo, lei parla di una terapia ospedaliera. Allora, la terapia che abbiamo seguito noi e che abbiamo proposto noi è una terapia ospedaliera. E impiega un farmaco che in realtà è un farmaco appunto che si chiama Anakinra, che è una proteina prodotta dall'ingegneria genetica e che di fatto serve per bloccare una sostanza dell'infiammazione che si chiama interleuchina 1. Ebbene, questa medicina, questo farmaco Anakinra è un farmaco che è commercializzato in Italia per il trattamento di alcune malattie come l'artrite reumatoide o alcune malattie infiammatorie dell'organismo come la febbre familiare mediterranea. Quindi come il Plaquenil. Sì, diciamo che è come il Flacanil, nel senso di dire che è un farmaco ad azione antinfiammatoria, è decisamente più potente ed ha un meccanismo d'azione differente. Quindi questo è un farmaco a dispensazione ospedaliera, ma che i pazienti che lo impiegano per le indicazioni abituali ritirano in ospedale e fanno a casa loro. Ora, quello che lei ha detto è una cosa molto interessante e di cui sono anche abbastanza persuaso, cioè un dosaggio più basso e la somministrazione abituale, forse il farmaco potrebbe anche servire al domicilio nelle fasi iniziali, però questa è una pura ipotesi su cui non c'è nessun dato scientifico. Ma d'altra parte ci siamo abituati, no, con questo virus che si impara, no, strada facendo. No, anche le terapie dei malati domestici sono state un po' imparate dai medici di base curando i malati, perché non c'era un protocollo. Ma senza dubbio alcuno, e le dirò di più, sentivo che anche precedentemente nella trasmissione sottolineavate questa cosa, non è affatto impensabile che tra i vari fattori che
che portano al fatto che in questi giorni noi vediamo decisamente una pressione minore, ma anche una pressione di gravità clinica minore, e che proprio l'efficacia delle terapie domiciliari in qualche modo possa avere impattato su questa situazione. Comunque, tornando a noi, questo farmaco è stato dato, al contrario, in ospedale, è stato dato a un dosaggio francamente più elevato rispetto a quello abituale, ovvero circa 5-6 volte la dose che noi diamo, e in più è stato dato in via endovenosa, mentre normalmente viene somministrato con un'iniezione sottocutanea. Questo perché in un'esperienza, come lei giustamente ha detto, impariamo anche noi facendo purtroppo in questo caso, avevamo cercato di utilizzare una dose più simile a quella abituale con dei risultati relativamente insoddisfacenti. Quindi abbiamo applicato un protocollo diverso con un dosaggio molto più alto e con una somministrazione differente. E questo ci ha permesso, ripeto, di trattare dei pazienti e avere un risultato francamente significativo, con una riduzione della necessità di questi pazienti di avere bisogno di un supporto di ventilazione meccanica, l'andare in terapia intensiva, una riduzione della necessità di prolungata supporto in ossigenazione e un netto miglioramento nella sopravvivenza, sebbene fosse una popolazione veramente molto, molto impegnata all'origine. Erano anziani, erano giovani, cioè i pazienti trattati con questo farmaco? Erano un po' di tutte le età, e una cosa particolare che ci ha portato a preferire questo farmaco rispetto ad altri in questo specifico studio, poi ne abbiamo fatti altri in altre popolazioni con altri farmaci cui i risultati sono adesso in fase di pubblicazione, sì. Ma le dicevo, con questo farmaco specifico è proprio una caratteristica che è questo farmaco, che è una caratteristica di sicurezza. Anakinra è un farmaco che ha una brevissima vita. Se voi sapete che quando viene somministrato un farmaco, questo farmaco va progressivamente a svanire la concentrazione all'interno del nostro corpo. Ebbene, questo farmaco ha una vita di circa 3-6 ore all'interno del nostro corpo. Il che significa, come voi potete intuire, se noi diamo un farmaco che indebolisce il sistema immunitario, e il paziente ha un'infezione virale, può infettarsi con qualche altro germe che può caratterizzare la vita in ospedale, purtroppo, ebbene la seconda infezione può trarre vantaggio da questo indebolimento del sistema immunitario che noi medici stiamo dando. Questo farmaco ci permetteva, l'abbiamo proprio scelto anche per questo motivo, di poter interrompere il trattamento, quindi lasciando il sistema immunitario in una condizione normale a trattamento terminato. E questo è uno dei vantaggi che abbiamo visto in questo farmaco, che questo farmaco ci ha permesso di sfruttare. Jacopo. Lei ha detto che state facendo altri studi con altri farmaci antinfiammatori? Sì, stiamo utilizzando, ora io mi occupo particolarmente di terapie immunologiche, quotidiane nella mia vita non Covid, mi occupo di malattie autoimmuni, di malattie reumatologiche, e quindi in questo tentativo di riproporre farmaci che potessero essere utilizzati ci concentriamo particolarmente con questi, e stiamo utilizzando farmaci di questa stessa famiglia con dei risultati anche interessanti, sì. Lei no. L'idea è che alla fine abbiamo anche parlato con altri, soprattutto con medici di famiglia in realtà, medici di medicina generale, che dicevano che anche loro si basavano molto sul tentativo di prendere per tempo la parte infiammatoria iniziale e combatterla con antinfiammatori. La sostanza è sempre questa, ormai si va verso questo tipo di ricerca, cercando di essere preventivi da un certo punto di vista, ormai siamo su questa linea qui. Sì, diciamo che l'esempio che si può fare, che rende bene l'idea, è proprio quello dell'incendio. Allora, se voi immaginate un incendio, se c'è una piccola fiammella basta una piccola quantità d'acqua per spegnere il fuoco. Se l'incendio comincia a essersi propagato, lei ha necessità o di grosse quantità della stessa acqua oppure di mezzi di antincendio molto più potenti. Questo è lo stesso concetto. Probabilmente nelle fasi iniziali dell'infezione, con farmaci più semplici, con farmaci meno invasivi, riusciamo a controllare l'infiammazione stessa. Nelle fasi successive, se l'incendio si è esteso, abbiamo bisogno di Canadair piuttosto che di pompe d'acqua per permettere di spegnere questa infiammazione. E questo è quello che purtroppo facciamo in ospedale. Se riusciamo a fare in modo che sul territorio si riesca a controllare sempre di più questo fuocherello iniziale, forse riusciremo ad avere maggiore facilità anche nel controllare l'incendio e non vedere incendi più che altro. Ma la fase, il fatto che il 18, ormai da quello che sembra, sarà aperto quasi tutto il 18, quanto la spaventa per l'incendio? Ti dico, onestamente parlando, questa malattia ci ha veramente fatto riconsiderare molte cose. L'inizio eravamo
francamente impreparati, ma perché era la prima volta che affrontavamo una cosa di questo genere. È solo l'umanità dei colleghi che si sono spesi in prima persona ad affrontare questa con fatica e delle volte mettendo veramente a rischio la propria vita, questa epidemia ha permesso di avere i risultati che abbiamo avuto. Adesso conosciamo questa malattia, adesso abbiamo creato dei posti di terapia intensiva, basti pensare all'ospedale San Raffaele sotto la guida del professor Zangrillo, sono stati raddoppiati nel giro di poche settimane i posti di terapia intensiva, forse addirittura triplicati in alcuni momenti. Adesso questi posti stanno lentamente ritornando alla normalità, ma sono sempre un polmone nelle quali si può attingere se ci fosse un'emergenza. Abbiamo terapie come quella che ho descritto, che vi ripeto, io amo essere molto precauzionale, abbiamo dei dati molto interessanti su una popolazione limitata e a differenza di altri studi che sono stati pubblicati, e forse questo è anche uno dei motivi per cui il nostro lavoro è stato pubblicato su una rivista decisamente importante e che abbiamo confrontato con una popolazione di controllo che purtroppo era stata ricoverata una settimana prima e quindi non aveva a disposizione questo trattamento e quindi ci ha permesso di dare dei numeri assoluti e non relativi e non assoluti senza un paragone. Ebbene, tutti questi dati che sono a poco accumulati ci permettono sicuramente di affrontare con maggiore serenità un'eventuale ondata di ritorno che onestamente parlando ciascuno di noi si augura non si verifichi mai. Però è chiaro che da un punto di vista di preparazione del personale, da un punto di vista di capacità di reagire, dal punto di vista di armamentario terapeutico, siamo in una situazione completamente diversa rispetto a quella in cui eravamo sicuramente un mese e mezzo fa. Ma quindi, perché ieri sentivo un'intervista al viceministro Sileri, a cui veniva chiesto, ma in fondo spaventano di più i tavolini in Calabria, sa che c'è stata la diatriba, no, tra il governatore della Calabria e il governo nazionale, o la gente che si assembra a Milano, nei parchi o sui navigli. E il viceministro ha dato una risposta che mi ha lasciato un po' perplessa, però ha detto così, ma non bisogna guardare solo il tavolino, bisogna guardare anche che a Milano c'è una risposta ospedaliera maggiore che in Calabria. Io la semplifico, ma ha detto questo Sileri. E lei sta dicendo la stessa cosa, cioè che in fondo il nostro sistema sanitario lombardo adesso è forte, quindi possiamo reggere una seconda ondata, però questo vuol dire che sappiamo che ci sarà una seconda ondata? Cioè da una parte è confortante quello che lei dice, dall'altra mi spaventa. Allora, io ad essere onesto non le ho detto che ci sarà sicuramente una seconda ondata perché non posso saperlo. Dico semplicemente e chiaramente dobbiamo fare tutto il nostro meglio per evitare questa seconda ondata, mantenendo il distanziamento sociale e mantenendo tutte le attenzioni che sono prescritte e che non debbono venire a meno. Io sono persuaso del fatto che debba ricominciare l'attività, anche perché la situazione è sicuramente cambiata, ma senza dubbio non bisogna abbassare la guardia perché sarebbe un errore estremamente grave. Quello che io dico è che siamo globalmente più preparati. Io sono convinto, ad esempio, che molti paesi nel mondo che hanno avuto anche una sofferenza minore per l'epidemia da Covid-19 l'abbiano avuto perché hanno imparato dall'Italia, hanno imparato da altri paesi che hanno messo immediatamente a disposizione le conoscenze che sono state acquisite e che quindi hanno saputo attrezzarsi per tempo e affrontare per tempo questi aspetti. Noi abbiamo fatto un po' di cavia. Questo lavoro che noi abbiamo prodotto, per intenderci, ad esempio, è un'esperienza che noi sul campo a 10 giorni dall'inizio dell'epidemia abbiamo affrontato. Adesso è un qualche cosa che è a disposizione della comunità scientifica per poterlo provare e per poterlo eventualmente verificare. Quindi io mi auguro che la fase 2 non ci sia, che sia una cosa molto diluita nel tempo, perché chiaramente è la cosa che chiunque di buon senso si auguri. Siamo più pronti e siamo più, come dire, abbiamo una migliore conoscenza di poterla eventualmente affrontare. Va bene, Jacopo, vuoi per chiudere? Ma io le chiedo una cosa, in Germania ieri i dati dell'R0 sono risaliti, in alcune parti sono saliti sopra l'1. E ci sono alcuni land tedeschi che stanno valutando l'ipotesi di fare un passo indietro, di tornare a un semi-lockdown, un lockdown completo. Secondo lei quel dato lì in Italia, in Lombardia in particolare, visto che siamo quelli che l'hanno patito di più, è il dato che dobbiamo tenere conto e dobbiamo guardare ed eventualmente essere pronti a reagire, oppure la forza del sistema sanitario per come è stato modificato e ampliato adesso può sconsigliare di basarsi su quel dato lì ed eventualmente, se sale un po', tornare subito nel panico? Ma allora, il panico è errato come premessa maggiore. Tornando alla metafora del fuoco che facevo prima, ebbene, se ci sono fiamme, uno è meglio che cerchi di intervenire
non attendendo lo scoppio dell'incendio. Diciamo che ci sono alcuni aspetti, alcuni anche suggeriti dal nostro ospedale per affrontare la fase 2, ovvero appunto il controllo della la prevenzione, l'attenzione con scrupolo delle norme che sono seguite, l'isolamento dei casi, perché è importante chiaramente se noi isoliamo i pazienti e li identifichiamo precocemente, e poi trattarli in una maniera adeguata, idealmente in una maniera tempestiva. Quindi è difficile in questo momento, se, come dire, ho detto poc'anzi che un mese fa è la prima volta che abbiamo affrontato la fase 1, in questo momento è la prima volta che affrontiamo la fase 2, quindi certo, fare dettami troppo lineari è molto difficile. Ci vuole molto spirito di adattamento. Quello che abbiamo costruito in queste settimane ci può aiutare. È chiaro che bisognerà valutare momento per momento la situazione, perché comunque la malattia ha dato prova di essere contagiosa e di essere devastante. Diciamo che io ho parlato di come noi medici sappiamo meglio, anche la popolazione conosce meglio la cosa. Sicuramente nelle prime settimane di febbraio, di marzo, o forse prima, come alcuni adesso suggeriscono, la gente girava completamente incurante di questo problema, senza nessuna protezione, perché non lo sapeva. E probabilmente anche nelle prime settimane di marzo ciascuno di noi girava, faceva una vita sociale, quando i casi erano già sicuramente diffusi. Anche perché poi, ad esempio, sulla mascherina, mi scusi professore, inizialmente il governo, l'OMS aveva detto non mettetevela, poi un giorno la Regione Lombardia ha detto mettetevela, ma anche lì abbiamo imparato, no? Strada facendo, che la mascherina serve, è una cosa che non sapevamo. Senta, una domanda al volo, un telespettatore dice: ho perso il gusto e l'olfatto per circa un mese, ora li sto riacquistando, sono ancora positivo? Allora, questo è impossibile a dirsi, certo, perché non si sa benissimo anche il motivo per cui questa cosa si realizzi. Non è necessariamente un segno di negatività, di malattia, anzi potrebbe non esserlo. È chiaro che la positività in un caso come questo è confermata solo, cioè il fatto di essere guarito, non essere più contagioso, è confermata soltanto da un tampone che deve essere negativo, o meglio almeno un paio di tamponi. Va bene, grazie professore, spero che tornerà a trovarci, auguri per la sua, auguri non si dice, in bocca al lupo per la sua ricerca con la, col farmaco.